L'E-Track, equilibrio precario. Non si usa il freno davanti, si gira sempre in una direzione e il divertimento è assicurato. Poche altre discipline regalano emozioni come il flat track. Andare di traverso è un qualcosa che regala emozioni uniche. Oggi siamo qui con la piccola 125 di Casa Mondial. Siamo alla Di Traverso Arena per provare e testare sul campo se effettivamente questa 125, oltre che essere una moto davvero bella, che può far sognare tanti ragazzini sedicenni, è in grado di regalare anche emozioni nel contesto per cui è stata studiata, in una pista di flat track. Quindi non ci resta che andare a provare sul campo e vedere come si comporta. Aveva trasmesso. Quindi? Quindi è una bella faticaccia, però tanto divertimento. Anche se come sedicenne sono poco credibile, mi sono divertito un sacco. Una bella motoretta, nonostante il motore è limitato a 15 cavalli per legge, ci si diverte e tanto. Quindi ragazzi, un invito a tutti i sedicenni che vogliono provare le emozioni della moto: con questa moto si possono vivere anche le emozioni del traverso. Quindi complimenti a Mondial e naturalmente, se avete l'occasione, andate di traverso, perché le emozioni che sa dare il traverso poche altre discipline sono in grado di darlo. Alla Di Traverso Arena le emozioni non mancano, però la domanda è: può una piccola 125 trasmettere le emozioni tipiche di questa disciplina? Non ci resta che chiederlo al rappresentante italiano, all'istituzione del traverso del flat track in Italia, ossia Marco Belli. Andiamo a sentire da lui se secondo lui questa moto può essere congeniale e funzionale alle emozioni del traverso. Ciao, ecco Marco. Ciao a tutti, buongiorno ragazzi. Allora Marco, la domanda che dobbiamo fare è: abbiamo prova questa 125, le emozioni del traverso poche altre discipline sono in grado di darlo? Assolutamente sì. Ma a tuo avviso, adesso c'è Mondial, ci sono altre case che si stanno approcciando a piccole cilindrate per il traverso? Finalmente, dico io Ernest, finalmente, perché è una disciplina di base, è una disciplina che può aiutare sia nella sicurezza quotidiana, nella conduzione della moto, ma anche molto propedeutica per tutte le altre discipline. Quindi io sono anni che lo dico, finalmente. Quindi la domanda è: non serve avere un background, una preparazione, ma anche chi si approccia per la prima volta in moto può vivere queste emozioni assolutamente attraverso. Assolutamente sì, perché diciamo che è una sottodisciplina. Spesso mi viene di dire il nuoto è tutto galleggiamento, però poi c'è il crawl, c'è la rana, c'è il dorso, quindi ogni sottodisciplina ha le proprie caratteristiche che poi possono essere utili per la disciplina in generale. Perfetto, l'altra domanda è: tu hai una bellissima arena, ma il sedicenne che magari sta facendo i primi passi,
ha modo di poter vivere le emozioni del traverso? Assolutamente come funziona adesso la situazione? Allora, la situazione è che purtroppo anche noi siamo soggetti a tutte quelle che sono le linee guida in materia di Covid e quindi stiamo aspettando l'ok definitivo per ripartire con i corsi di base. Ovviamente possiamo fare i corsi con gli atleti, essendo atleti appunto hanno la possibilità di venirsi ad allenare, e speriamo appunto entro fine marzo di poter riprendere con l'attività di base, quindi invito tutti a controllare il nostro sito e venirci a trovare. Quindi ragazzi, non solo sedicenni, ma per tutte le età, se avete occasione, le emozioni del traverso sono emozioni uniche. Poi soprattutto, se chi insegna sono professori di questo livello, non ci sono parole. Grazie Marco. Grazie a voi. Ciao, vi aspettiamo.